quello che succederà sarei troppo presuntuoso a dirlo. Posso dire quello che secondo me non succederà, cioè non ci sarà nessuna guerra per la quale bisogna andare a fare le provviste come stanno facendo gli svizzeri, o come diceva prima Riccardo, che fanno fare i giapponesi, nel senso che non c'è un nemico reale nel combattere. Può darsi che l'Italia si coinvolge in un'altra malaugurata cosiddetta missione. Adesso stanno discutendo se il termine è peacekeeping o peace enforcing, che è una cosa bellissima, cioè praticamente si discute se andare lì a mantenere la pace o a imporre la pace. Pensate un po', in ciascuno dei due casi si usano comunque i carri armati, vabbè, non importa. No, non ho la minima idea di quello che potrà succedere. Ripeto, secondo me l'unica cosa che non succede è questa, cioè questi venti di guerra che ci sentiamo di colpo, il saraceno vicino alle coste fa parte della mitologia che purtroppo ci deriva da secoli di storia che abbiamo vissuto, ma che per fortuna è passata. L'impero ottomano è tramontato, pare, e per ora non vedo sciabole saracene che si imbarcano, tantomeno credo a questa stupidaggine degli islamici che si infilano nei canotti, nei gommoni e vengono qui, perché assolutamente non è questo il modo in cui lo fanno, anche perché dobbiamo ancora stabilire appunto chi li fa questi attentati. E quindi bisogna prima di tutto vedere da dove partono, perché secondo me non partire, anche se ci sarà un attentato in Italia, mi auguro di no, non sarà sicuramente partito dalla costa della Libia. È ad un altro livello che dobbiamo cercare di guardare il problema. Mi auguro veramente che l'Italia abbia la forza e la coerenza di riconoscere più presto lo Stato della Palestina, come hanno fatto molte nazioni europee, già perché intanto più si è, meglio è. E poi perché una delle poche cose intelligenti che ho sentito dire ad D'Alema questa sera in televisione, dice in fondo, facendo una cosa del genere, si attenua la giustificazione per un attacco da parte di un qualunque entità araba o islamica contro di noi. Quindi dopo diventa ancora più difficile giustificarla, capisci? Comunque non ho altro da aggiungere, cioè l'attenzione va tenuta sempre a livello al di sopra di quello che ci raccontano i media mainstream. Ecco, quindi se il media mainstream ci dice c'è questo problema che è costituito da A, B e C, dobbiamo sempre cercare di guardare sopra A, B e C per vedere che cosa tira le fila di quello. Se ci si riesce, si riesce a capire qualcosa, se no si casca nella trappola di essere dentro nel calderone mediatico e siamo tutti lì a discutere appunto se affondare i canotti degli immigranti a 30 miglia piuttosto che a 70, ma non è lì il problema.